Non c'è soltanto il lodo Alfano, i lodi sono perlomeno due, c'è il lodo Alfano e c'è il lodo di Pietro, anzi il lodo famiglia di Pietro, il lodo di Pietro padre, Antonio, e il lodo di Pietro figlio, Cristiano, consigliere provinciale in una delle più belle regioni italiane, il Molise. Il figlio può anche non essere in corso in questioni di natura penale, ma esiste una questione etica, di responsabilità diretta in chi occupa posizioni di rilievo nella pubblica amministrazione ed in modo particolare nelle istituzioni. E tutelare per intervenire a vantaggio di quell'ingegnere, di quell'architetto al posto di un altro e interferire sulle decisioni della pubblica amministrazione non fondandole sul merito, assomiglia moltissimo a un comportamento poco etico che il padre dovrebbe ricordare molto bene. Perché fu lui a riportare, mi pare fossero circa 100 milioni, dentro una scatola da scarpe molti anni fa. Fatto dai giudici ritenuto penalmente non rilevante, ma sul piano etico-istituzionale decisamente molto, molto, molto grave, sottolineato 3 volte. Abbiamo invitato Di Pietro a discutere con noi di etica nelle istituzioni proprio sul nostro sito. Aspetteremo che accetti questo invito, lo accoglieremo con un caffè o con un tè, ma vorremmo discutere con lui del passato e soprattutto del presente, della questione, se non morale, etica nelle istituzioni italiane.